capaci di legalità. E questo è il titolo della manifestazione del Comune di Sambuca di Sicilia in occasione dell'arrivo venerdì 3 marzo della teca che contiene la quarto Savona 15, nome in codice dell'auto blindata che scortava il giudice Giovanni Falcone e la dottoressa Francesca Morvillo, saltata in aria insieme ai poliziotti Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani nell'attentato di Capaci. La 3 giorni in nome della legalità con incontri tra istituzioni, cittadini, studenti, associazioni, per ricordare a tutti il sacrificio di uomini e donne dello Stato caduti sotto i colpi della mafia. Primo appuntamento venerdì 3 marzo alle 10, dove verrà scoperta la teca che protegge la quarto Savona 15 e la presenza della prefetta Maria Rita Cocciufa, della questora Maria Rosa Eraci, di Tina Montinaro, vedova di uno degli agenti di scorta, delle autorità civili, militari e religiose del territorio e di Antonello Cracolici, presidente della Commissione regionale antimafia. Secondo appuntamento alle 11 nella sede di Sicilbanca, dove verrà inaugurata la mostra itinerante fotografica dell'ANSA, l'eredità di Falcone e Borsellino, alla presenza del direttore dell'istituto bancario Giuseppe Di Forti e del responsabile della redazione siciliana dell'agenzia ANSA, Franco Nuccio, che illustreranno il percorso espositivo arricchito adesso da un nuovo capitolo con gli scatti della cattura del boss Matteo Messina Denaro. La giornata si concluderà al Teatro Lidea, dove le autorità si recheranno per un dibattito con gli studenti delle scuole superiori. Sempre al Teatro Lidea, sabato 4 marzo, Gilda Terranova incontrerà gli studenti delle scuole medie di Sambuca per presentare il suo libro dal titolo Maggio a Palermo, una storia per Francesca Morvillo, insieme alla scrittrice anche Tina Montinaro. La manifestazione organizzata dal sindaco Leo Ciaccio, da Giovanna Casà, assessora alla legalità, con la collaborazione della giornalista Margherita Gigliotta. La quarto Savona 15 rimarrà esposta in Piazza della Vittoria fino a domenica 5 marzo. Il sindaco Leo Ciaccio, commentando la presenza nel territorio di Sambuca di uno dei boss più fedeli di Messina Denaro, Leo Sutera, ha detto: Possiamo dire che noi in questi anni abbiamo portato avanti una grande politica di affermazione della legalità e quindi per noi avere anche nel territorio dei mafiosi che si sono distinti anche nelle cronache nazionali, purtroppo dispiace, ma comunque il fatto che se ne parla è perché vuol dire che questo territorio è riuscito ad affrontare questo argomento e a diciamo, combattere la mafia e noi vogliamo proprio dare un messaggio per dire siamo dalla parte della legalità, siamo in campo contro la mafia, contro qualsiasi forma di prepotenza e di illegalità nel territorio. Una mostra di 3 giorni a Sambuca di Sicilia dal titolo Capaci di legalità, qual è il messaggio a cui lei tiene particolarmente? Ma vorremmo fare, diciamo, conoscere a quelle nuove generazioni, a chi non ha vissuto quel momento tragico delle stragi di Capaci, di Via D'Amelio, innanzitutto, cosa è capace di fare la mafia. La mafia non è un semplice gruppo di persone che delinquono e qualcosa di più. E questa mostra, diciamo, avere anche qui in piazza 3 giorni la teca che contiene la quarta Savona 15, che è la macchina che guidava la scorta nel momento in cui c'è stata proprio l'esplosione nella strage di Capaci, serve anche a capire di quanta potenza, diciamo, distruttiva è capace la mafia. E quindi vorremmo condividere con i giovani, ma anche con la comunità, in questo momento particolare, dove anche, diciamo, l'ultimo grande latitante viene arrestato, proprio ricostruire un po' quello che la mafia ha fatto, quello che la mafia è stata e quello che la mafia è nel nostro territorio, è importante per noi.